Valentina, qualcosa da bene? Vorrei aspettare il signor Robertson. Come vuole, servo vostro. Lei è il famoso Tony. Esatto. Sono davvero felice di conoscerla. Ho letto tutto su questo meraviglioso locale. Tutte le persone qui presenti sono del mondo letterario. Beh, non proprio tutte, però qualche d'una ce n'è. Ma questo è il famoso speakeasy dove viene sempre Francis Scott Fitzgerald. Sì, signorina, ma con quello che sta capitando di giorno, è sicuro che la gente ha poca voglia di mettere il naso fuori di casa. Quel signore là è uno scrittore. No, quello è Jackie Barbiere, ed è nel mondo dei liquori. Lei è il signor Livermore. Esatto, mi ha scoperto. Chi l'avrebbe mai detto? Questa è certo una serata eccezionale per me. Lei deve conoscere Durham molto bene. Durham? Ma sa che non ci sono mai stato? Come? La sua grande fabbrica di Philip Morris non è a Durham? È ancora lei proprietario della Philip Morris, no? Sì, signorina, ma le spiego. Per scommettere su un cavallo non occorre saperlo cavalcare. Le dirò che a me di fabbriche non interessa proprio niente, interessano solo i titoli azionari. Ma del prodigioso, non le pare? Possedere un posto così senza averlo nemmeno mai visto. Il mio fratello è nella borsa. Randolph Morgan? Randolph? Sì, Randolph. Un galantuomo, lo conobbi ancora all'epoca in cui mi cedete il partito di controllo dell'Indiana. Ecco, io non capisco perché però debba passare la notte in ufficio. Ma la borsa non chiude di notte. Sì, signorina, ma la gente sta lavorando 24 ore su 24 ore. Perché i titoli arrivano a bizzeffe, le richieste lo stesso. Vede quel signore laggiù? È lì che aspetta l'apertura della borsa. Ma sono sicura che qualcosa dovranno pur farla, no? Lo sa che ci hanno tagliato il telefono? Ormai? Non ne ho la più pallida idea. Pare che mio padre vivesse di prestiti negli ultimi mesi e che ora non vogliano fargli più credito. Mi sento come il personaggio di un sogno. Sono andata al vagone ristorante. Avevo una fame da lupo. E mi sono accorta di avere con me solo 40 cents. Sopravvivo mangiando tavolette di cioccolato. Ma dove è andato a finire tutto il denaro? Signorina, il denaro è come un uccellino. Appena sente un minimo di rumore scappa e corre a nascondersi. Però le assicuro che come l'uccellino anche il denaro non sopporta la solitudine. E con quello che ha detto Rockefeller stamattina nella conferenza stampa, la ripresa è già iniziata e pertanto denaro, le assicuro, tra un po' ce ne sarà bizzarre per tutti.